Siamo in compagnia di Sua Eminenza il Cardinale Ennio Antonelli, Arcivescovo emerito di Firenze e già Presidente del Pontificio Consiglio per la Famiglia. Un importante incarico. Allora, iniziamo proprio da questo, che è stata la sua ultima esperienza pastorale, chiamato a questo dal Santo Padre. Sì, è stata un'esperienza anche molto nuova per me, perché è un'esperienza internazionale, non ne avevo mai avute prima. Mi ha consentito di fare tanti viaggi, conoscere tante realtà ecclesiali nel mondo, anche se io personalmente non amo molto viaggiare, però ho dovuto viaggiare e riconosco che è stato un bel dono. E ho conosciuto anche tante associazioni, movimenti ecclesiali, sia di carattere spirituale, formativo, di apostolato, e sia anche di carattere civile, associazioni di impegno civile per i diritti della famiglia. E quindi è stata un'esperienza a largo raggio, ecco, che poi si è svolta fra due giornate mondiali della famiglia, quella di Città del Messico e quella di Milano. Tutte e due molto, molto ben riuscite, specialmente quella di Milano perché è venuto il Papa, quindi una grande festa. È importante che nella Chiesa Cattolica ci sia un dicastero della Curia Romana sulla famiglia. Sì, certamente è importante che ci siano degli uffici, degli organismi che si interessino della famiglia. Oggi è una priorità pastorale la famiglia. Giovanni Paolo II ha detto: come va la famiglia, così va la Chiesa e così va la società. E siccome la famiglia oggi subisce molti attentati da tante parti e conosce una crisi anche piuttosto preoccupante, e questo è anche un problema grosso per la Chiesa e per la società. Quindi direi che è importante, è fondamentale che la Santa Sede abbia degli organismi che si interessano direttamente, direi esclusivamente della famiglia, però questo non è detto che debba essere per forza un pontificio consiglio a sé, perché potrebbe essere, un tempo era la congregazione, era il pontificio consiglio per i laici, no? E nell'ambito di quello c'era una branca per la famiglia. Potrebbe essere anche una struttura di questo tipo, ci sono i pro e i contro. Veniamo alle esperienze da pastore, partito da Todi fino ad arrivare alla diocesi di Firenze. Sì, io sono un vescovo viaggiatore, un uomo itinerante come tutti del resto, ma io in un modo molto particolare. Allora, a Todi sono stato prima in seminario come vicerettore, poi come rettore del seminario, poi sono passato in parrocchia a vivere insieme con altri preti. Era l'immediato dopo concilio, quando era venuta fuori questa proposta così affascinante per noi di creare comunità di preti, e io andai molto volentieri con altri a fare una comunità di preti. Poi dopo, stando lì, insegnavo nelle scuole pubbliche, prima lettere e poi più tardi storia dell'arte, e insegnavo teologia ad Assisi, all'Istituto Teologico di Assisi. Questo fino all'82. Nell'82 mi è arrivata la nomina a vescovo di Gubbio e ho dovuto interrompere prima la scuola statale, dell'82 stesso, e poi l'anno successivo anche l'insegnamento della teologia, perché è impossibile dedicarsi all'uno all'altro con il necessario impegno, la necessaria serietà. Ho fatto il vescovo a Gubbio per 6 anni, poi per 7 anni trasferito a Perugia, poi per 6 anni alla CEI come segretario generale e poi per 7 anni a Firenze. Il 6-7 è il mio ritmo, eh? Come un presidente della Repubblica, Esatto. E poi al Pontificio Consiglio per la Famiglia per 4 anni, 4 anni qualcosa. la sua esperienza a Firenze, come la ricorda? Ma la ricordo bene. Io ho sempre detto che Firenze è una diocesi viva,
Ci sono tante realtà vive e direi che proprio le parrocchie innanzitutto, c'è una realtà molto positiva nelle parrocchie di Firenze. E poi ci sono tanti stimoli culturali. Poi io sono appassionato di storia dell'arte, quindi anche ogni tanto mi permettevo qualche piccola evasione, qualche piccola contemplazione. Ecco, e poi direi che, insomma, ci sono, è chiaro, essendo una città, così, anche delle usanze che mi hanno colpito favorevolmente. Penso per esempio alla investitura della dedica per le cresime ai parroci che la fanno in occasione della Pentecoste, con questo incontro in cattedrale, no? Con tutti i cresimanti. È una cosa che mi è rimasta una novità però intelligente e mi è sembrata molto saggia. Penso che ancora la facciano, no? La faccio anche adesso. Così, non so, un'altra cosa che ricordo con molto piacere erano gli incontri con gli adulti che si preparavano al battesimo ogni anno tra i 30 e i 40. E anche questo era un bell'incontro, dialogare con loro, che faceva conoscere anche qualche storia, no? Adesso mi ricordo in particolare dei giovani iraniani che chiedevano il battesimo e io gli domandavo se si rendevano conto dei rischi che potevano correre e loro dicevano sì, ci abbiamo pensato bene, ma lo chiediamo, lo vogliamo. Poi c'è anche il suo amore per lo piano. Sì, certamente io sono legato un po' al movimento dei focolari anche adesso e lo piano è una bella realtà, direi che è in qualche modo una esposizione di quello che deve essere una vetrina, diciamo, del mondo nuovo, no? Dell'umanità nuova. Ci sono un po' tutte le realtà umane, no? Dai consacrati alle famiglie, ai giovani, al lavoro, il polo industriale, così via. Quindi è un'esposizione dell'umanità nuova, dell'umanità rinnovata dal Vangelo e nello stesso tempo un'esposizione di Dio, un bel clima. Mi ricordo, beh, due episodi sul loro piano mi vengono subito in mente. Una volta visitando lì domandai a una donna che non era di Lupiano ma che lavorava lì se si trovava bene a lavorare qui. Lei mi rispose: sto in paradiso. E questo lo dice. Poi un'altra volta con un gruppo, questo prima però di Firenze, ero vescovo a Gubbio allora, con un gruppo di preti sono andato a un incontro una domenica e l'autista portò il pullman a riparare nell'officina. E poi dopo all'ora del pranzo ci siamo ritrovati. E lui diceva, ma in che mondo sono capitato? Dice, qui tutto è diverso. No? Nell'officina parlano sottovoce, lavorano tranquillamente, si aiutano l'uno con l'altro, mi hanno fatto festa come se mi conoscessero da sempre. E allora gli abbiamo spiegato che cos'è, diciamo, ci voglio ritornare con la mia famiglia. Ecco, appunto, il Vangelo vissuto è contagioso, no? Ora abbiamo questa particolarità. A Firenze un arcivescovo umbro, a Perugia un arcivescovo fiorentino. Lo scambio dei doni, lo scambio dei doni. Credo che i fiorentini siano contenti del dono che viene dall'Umbria e viceversa, anche a Perugia sono molto contenti di Nunzio Dassetti. Quindi i perugini sono anche molto sorpresi di questa nomina cardinale perché dai tempi di Leone XIII, per 31 anni fu vescovo a Perugia. Sì, ho letto un po' qualcosa delle sue lettere, eccetera, è interessante. Veramente Leone XIII, futuro Papa, Gioacchino Pecci, è cambiato notevolmente, era sempre più spirituale, sempre, man mano che gli anni passavano. Poi le ultime due lettere, bellissime, che ha scritto, una sulla questione sociale. È un anticipo della Rerum Novarum, 2 o 3 anni prima di diventare Papa,
fatto, direi che per certi aspetti è anche più bella dell'area rinnovabile, c'è cioè più passione, più, quindi vuol dire che la questione sociale la sentiva fortemente, gli era scesa nel cuore, no? Oltre che nella mente. E poi nell'ultimo anno, è una lettera che ha finito mentre stava venendo a Roma per il conclave, da cui sarebbe stato eletto Papa, era sulla cultura moderna. Questa è un po' meno unitaria, meno, però è interessante anche questa, certamente era un gran uomo. Concludiamo con Papa Francesco, senza nulla dire del conclave, però molti cardinali hanno detto che hanno scoperto il Cardinal Bergoglio in occasione delle congregazioni, perché molti non lo conoscevano. Lei lo conosceva, aveva avuto modo, qual è il suo pensiero su questo Papa che già con la nomina dei prossimi 19 cardinali ha un po' rimpostato anche lì l'idea di Chiesa? Sì, dunque io lo conoscevo in parte, in quanto faceva parte del Pontificio Consiglio della Famiglia, anche se lui non veniva agli incontri, lo diceva lui stesso, perché gli era gravoso lasciare Buenos Aires, no? E però lo conoscevo, avevo anche avuto del materiale da Buenos Aires, quindi conoscevo un po'. E quindi era uno dei candidati, anche per me certamente, no? Dei pochi candidati, perché al mattino si facevano queste congregazioni generali, ma poi nel pomeriggio ci si ritrovava in gruppetti e io ho partecipato a qualcuno di questi incontri e appunto certamente il suo nome era uno tra i papabili. E poi, insomma, una volta nel conclave si è fatto abbastanza presto, come sempre succede, ecco, insomma, perché in fondo si cerca il bene della Chiesa, non è che ci sono interessi particolari, quindi si vede, no, in che direzione vanno i consensi e più o meno si va, crescono rapidamente. Il cardinale Betori nell'ultima intervista di fine anno ricordava ai giornalisti la particolarità di andare a votare sotto l'affresco della Cappella Sistina. Anche lei è un amante. Che sensazione ha avuto, se ha avuto, in quei momenti? Beh, sì, ho fatto due conclavi. È stata maggiore l'impressione nel primo conclave. Indubbiamente questo alzare il voto sotto il crocifisso e sotto il Cristo giudice e dire giuro di scegliere come sommo pontefice quello che in coscienza ritengo debba essere eletto è indubbiamente un momento molto intenso che rimane fisso nell'anima. E sì, davanti al crocifisso prima di tutto e poi sopra c'è il Cristo giudice, insomma. Concludiamo. Che penetra. Concludiamo questo incontro ricordando che questa è l'unica intervista che lei ha fatto per i fiorentini da quando ha lasciato l'arcidiocesi o comunque negli ultimi anni. Un saluto ai suoi ex diocesani. Sì, io auguro alla diocesi di Firenze e alla città di Firenze di poter andare avanti insieme, no? Insieme, dando ognuno il suo contributo, no? Di esperienza, di creatività, di impegno, ma anche cercando la concordia, cercando di convergere su degli obiettivi, no? Cercando collaborazioni. Ecco, questo mi pare che è una cosa essenziale veramente per sentirsi una città, per sentirsi una diocesi, una chiesa, non solamente perché c'è una tradizione, certamente fondamentale anche la storia che abbiamo dietro le spalle, ma anche questa storia va portata avanti camminando appunto insieme. Grazie mille.